Questa cosa è una di quelle cose che quando mi succedono esco quasi fuori di testa. Ho incontrato un piccolo imprenditore olandese, ma ci siamo incontrati e abbiamo cominciato a parlare. Come va? Come non va? Ah, l'azienda che stai seguendo tu ho visto che sta crescendo molto bene. Io gli ho detto, e come va? E lui mi risponde, va bene perché siamo stabili, piatti, che è la cosa migliore. Io lo guardo, faccio un sorrisino, cerco di mantenere la calma. Ho detto, ah, bene, beh, la cosa migliore in realtà sarebbe crescere, però capisco che la stabilità può essere un buon risultato in un momento di crisi. Questa cosa è veramente un problema. Molto spesso si incontrano manager o imprenditori che hanno l'illusione, vivono l'illusione che la cosa migliore sia confermare il dato dell'anno scorso. Se sei un businessman, se sei un'azienda, oppure sei un libero professionista, o hai un'azienda anche grande, hai un manager, il suo obiettivo o il tuo obiettivo è mantenere e confermare il dato dell'anno scorso, amico mio, sei in errore. Ci sono due sole cose che si possono ottenere in un business, o la crescita o il declino. Quando abbiamo la stabilità è semplicemente il preludio al declino. Qualsiasi cosa nell'universo fisico messa lì è lasciata stabile, declina, degrada. Prendi una macchina, la metti per strada, la lasci lì, ferma, stabile, e vedi cosa succede. Prendi una persona, lo lasci lì, non lo fai crescere, lo lasci a se stesso e vedi cosa succede. Questa è la natura dell'universo. Le persone possono crescere o decadere, i business possono crescere oppure decadere. O cresci o ti stimi. È una regola fondamentale dell'universo. C'è solo una cosa da poter fare per essere prosperi, quella di crescere. Come fare a cercare la crescita? Promuoviti, crea sistemi, organizza la tua azienda, struttura un organigramma, aumenta il personale vendita, migliora il servizio, aumenta le promozioni, migliora il canale di distribuzione. Ma l'unica cosa che un imprenditore dovrebbe essere concentrato a fare, o un manager dovrebbe essere concentrato a fare, è a ottenere una crescita, perché dove non c'è crescita non c'è speranza. Punta alla crescita.